L'avvertenza per il nord-ovest della Sardegna ha toccato oggi Pattada davanti alla diga dell'Erno, dove tavolo delle istituzioni e parti sociali, rete metropolitana del Nord Sardegna e provincia di Sassari, assieme a sindaci, unioni dei comuni e comunità montane, hanno concluso il loro percorso di mobilitazione nella quarta delle assemblee pubbliche itineranti sul territorio, dopo quelle che si sono svolte ad Alghero, Porto Torres e Ozieri. Siamo qua alla diga dell'Erno per manifestare sulle zone interne, sulle opere strategiche. La diga dell'Erno è un'opera molto importante sulla quale è necessario fare investimenti infrastrutturali. L'acqua è alla base della vita delle persone. Noi abbiamo idea che il territorio si possa rilanciare anche con un grande progetto che sia capace di rivalorizzare l'agricoltura, l'agroindustria e di metterla in relazione col turismo, con il commercio, con l'artigianato, con l'edilizia. Oggi è stata una bella manifestazione, davvero con la presenza di centinaia di persone in una località dell'interno che noi riteniamo insomma debba essere valorizzato, perché è dal mettere insieme l'interno con le altre comunità che può nascere la ripartenza, la rinascita del nostro territorio. Una mobilitazione in cui nelle varie tappe si è parlato di mobilità, industria, energia e sanità, ma che non ha ancora ottenuto le risposte che si aspettava da governo e soprattutto regione. Non ci fermeremo, noi attendiamo una convocazione, ma se questa non arriverà, questa comunità, questo gruppo che si è formato in questi mesi, che mette assieme tutte le associazioni sindacali, tutte le associazioni datoriali, tutti i sindaci, continuerà a pressare perché arrivino risposte, perché arrivino soluzioni per il futuro del nostro territorio, della Sardegna.